Nella braccia del Padre. Meditazioni quotidiane per conoscere, amare e onorare Dio Padre. Il grande dono del Padre. Padre, che grande misericordia hai avuto verso di noi inviandoci il tuo Figlio Gesù. Con un amore incomparabile, hai fissato il tuo sguardo su di noi, che tante volte fuggiamo da te o addirittura ci rivoltiamo contro di te, che ti offendiamo con i nostri peccati o semplicemente ti dimentichiamo. Tu invece sei sempre presente e ci guardi con amore, ti preoccupi attentamente di noi, perché non vuoi che conduciamo una vita senza senso e tantomeno che ci perdiamo per sempre. Anche la creazione che ci circonda canta l'inno della tua bellezza. Quale grande gioia può suscitare in noi quando scopriamo l'inesauribile varietà che hai preparato per noi. Non è forse vero che l'intera creazione ci viene offerta come una tavola che una donna amorevole prepara per i suoi, ma ancora più bella? E se il dono della creazione è un dono incommensurabile del tuo amore, quanto di più ci doni in Gesù? Ed egli ti ama con tutto l'ardore del suo cuore. Non c'è nulla che desideri più ardentemente che far conoscere il tuo amore agli uomini. Non c'è nulla che desideri più ardentemente che glorificarti e compiere la tua volontà. Nel discorso di addio, alzando gli occhi al cielo, Gesù testimonia: ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da compiere. Ho fatto conoscere loro il tuo nome e continuerò a farlo conoscere, perché l'amore con cui mi hai amato sia in loro e io in loro. In Gesù ci manifesti in tutta la sua pienezza il tuo grande sì a noi, un sì che ha accettato la sofferenza per amore nostro, per glorificarti e per redimerci. In Gesù ti riconosciamo e Lui ci conduce a te. Chi vede me vede il Padre. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.